C'è un vento, sicuramente una voglia di cambiamento, un vento di rinnovamento che mi giunge anche dall'Abruzzo e adesso cercheremo di raccogliere un poco, di parlare con le persone, di raccogliere le loro istanze, i loro bisogni e cercheremo ovviamente di, con questo progetto politico, di interpretare questa voglia di rinnovamento e di cambiamento anche qui. Ma guardi, il Movimento 5 Stelle sta facendo un lungo lavoro, anche faticoso, dobbiamo dirlo, perché non è un lavoro breve che si esaurisce in poco tempo, di ricostruzione e radicamento sui territori. Addirittura siamo arrivati a 260 gruppi territoriali, questo vale anche per l'Abruzzo. C'è tanto entusiasmo, ci sono tanti nuovi ingressi, anche persone che vogliono interpretare quella che è la buona politica, che nasce dai territori, nasce dal contatto con le persone, con i cittadini, per cercare di risolvere piccoli problemi che poi diventano sempre più grandi. Ecco, questo mi fa piacere, mi fa ben sperare che il Movimento 5 Stelle possa rafforzarsi sempre di più per testimoniare una sua politica, la buona politica anche a livello territoriale. Per lavorare, questo vale a qualsiasi livello, occorrono interpreti affidabili. Quindi chi si è assunto la responsabilità di formare queste liste ha valutato ovviamente che ci fossero persone affidabili e non ho dubbio che questo vaglio, che noi peraltro come Movimento 5 Stelle pretendiamo giustamente per poterci sentire pienamente coinvolti e protagonisti di questa vicenda, è necessario, è stato fatto. A livello nazionale stiamo sicuramente costruendo con il Partito Democratico e con le altre forze un'alternativa di governo ed è giusto ovviamente lavorare, ma sempre puntando ai temi comuni, ai programmi e poi ovviamente anche valutando l'affidabilità degli interpreti. Quelli che sono dichiaratamente non affidabili non possono essere compagni di viaggio. Ma guardi, io su questo la nostra posizione è stata chiara e netta sin dall'inizio. Ci sono dei principi costituzionali. Quando si parla di Stato di diritto, a differenza che quello che è stato scritto nel mattinale diffuso da Chigi, dal duo Meloni e Fazzolari, lo Stato di diritto significa sicuramente che ci sono dei principi costituzionali da far rispettare. La libertà di manifestazione del pensiero. Quindi il fatto che ci siano studenti che vogliono dimostrare, esprimere le loro preoccupazioni di fronte a questo massacro che sta realizzando a Gaza, beh, io lo trovo un fatto assolutamente democratico, positivo, e noi come forza politica, come sapete, dall'inizio abbiamo subito denunciato l'inaccettabilità della violazione del diritto internazionale umanitario, pur dopo l'atroce attacco di Hamas, che abbiamo condannato fermamente. Quindi pensare che il problema siano i cortei, le manifestazioni dei giovani di tutto il mondo che in questo momento si sono uniti per denunciare questo massacro è assolutamente inaccettabile. Oggi Giuseppe Conte all'Aquila può essere un fattore importante per la campagna elettorale. Sono tutti fattori importanti questa condivisione del programma elaborato dal Patto per l'Abruzzo. Noi siamo orgogliosi ogni volta che, presentando le nostre linee programmatiche, il nostro progetto, il nostro programma, troviamo una piena condivisione dei leader nazionali, delle forze politiche che hanno dato vita al Patto per l'Abruzzo. C'è, diciamo, è trapelata la voce di un possibile arrivo della neopresidente della Regione Sardegna. Speriamo di sì, una prima conferma c'è stata, ci farebbe molto piacere perché potrebbe rappresentare anche agli abruzzesi quell'esempio di eccellente politica che, partendo dall'ascolto in quel caso delle esigenze della Sardegna e dei cittadini sardi, ha consentito alla Presidente Todde di essere eletta ad una magistratura così elevata e sono certo che farà benissimo il suo lavoro.